Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video di Fanpage. Ormai sono più su questo canale che sul mio. Oggi facciamo le mie prime volte. In che senso? Boh, speriamo non in quel senso. Mi dicono che è dalla busta più leggera, la busta più piccante. Però sarà la prima volta che ho assaggiato un peperoncino, perché non possiamo fare queste cose. L'ho già detto in un video quando è stata la mia prima volta, quindi non possiamo rifarlo, non lo rifacciamo. Iniziamo ragazzi dalla busta azzurra, quindi la cosa un po' più semplice. La mia prima parola, e in realtà è stato un composto di parole, erano tre: Metal Gear Solid, il mio primo gioco per PlayStation 1. Ho iniziato a parlare quando ho iniziato a giocare ai videogiochi. La prima volta che i tuoi hanno visto un tuo video. La prima volta che hanno visto un mio video, mi pare fosse il Draw My Life. I miei genitori hanno visto questo video e hanno detto: ah cavolo, allora quello che fai è una cosa seria, non stai solo urlando in camera tua. Poi stavo solo urlando in camera mia, però allora andava bene così. La prima volta che ti sei vergognato. Comunque facciamo una challenge che per me è difficile, perché io non ho memoria, non mi ricordo neanche cosa ho mangiato a pranzo. Però la prima volta che mi ricordo di essermi vergognato, avevo appena compiuto 4 anni, quindi durante il mio compleanno mi stavano cantando tanti auguri a te, io mi sono messo a piangere. Sono un bambino molto... Ero un bambino socievole. Il primo video girato. Allora, io questa cosa non la dovrei dire, perché teoricamente quando ero piccolo, 12 anni più o meno, avevo già un canale di YouTube, ma non facevo lo YouTuber. In quel periodo andava di moda la Tectonic. Posso finire qua? Finiamo qua. Prossima domanda. La prima volta che ti hanno riconosciuto. La prima volta che mi hanno riconosciuto è stato... Ero ancora a scuola, alle superiori, e avevo il canale con i miei due amici. E non mettevamo la webcam nei video, quindi era proprio difficile che qualcuno ci riconoscesse, proprio per il fatto che, non essendoci il volto, dovevi riconoscerci dalla voce. E parlavamo io e un mio amico nel corridoio, e una persona ci ha fermati e ci ha detto: ah, ma voi siete FaviJ e Aipuffo. Si chiama Aipuffo il mio amico, meno male che sono diventato conosciuto io, sennò era un problema. E ci ha riconosciuto e ci hanno detto: ah cavolo, ma vi seguo un sacco. E quella è stata la prima volta. La prima delusione d'amore. Non c'è ancora stata, sono io che deludo. Il primo film piaciuto. Questa è molto difficile, perché ne ho visti talmente tanti che non lo so. Penso The Day After Tomorrow. Ero molto piccolo, ai tempi era il film che guardavo di più. Ah no, Casper forse, Casper. Avevo 3 anni, guardavo il videocassetta. C'è chi ha fatto paura quel film. Casper. Il primo hater. Mia madre, perché registravo di notte. Casino. La prima volta che ti hanno detto di no. Nessuno mi dice di no. Non mi hanno mai detto di no. Posso fare questo? Posso dare questa risposta? Certo che posso. Ci mancherebbe che sia un no. La prima volta che hai ballato. Sembra che stiamo parlando di sponsor, ma in realtà è vero. Io non ho mai ballato se non in Just Dance. No, 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 non sto scherzando, lo giuro. Quindi è stato nel 2013. Perché Tectonic, dai, quella non è ballare. La prima volta che ho ballato seriamente è stato in Just Dance. Trovate il video sul mio canale nel 2013. Non guardatelo, perché forse potreste perdere la voglia di ballare per il resto della vostra vita, però a me ha divertito. Il mio primo brutto video. Video, avevo letto video, infatti, perché non c'erano brutti video. Allora, brutti voti tutti. Il primo è quando ho iniziato, quando mi sono iscritto alle elementari. Primo elementare quanti anni avevo? 5. 5 anni. La prima volta che hai detto no. Dico no a tutte le interviste che non siano di Fanpage. Questo vuol dire che sono nel trailer del canale, eh. Il primo viaggio. Oh, allora, il mio primo viaggio è stato... Allora, io come viaggio intendo un'esperienza, non è solo andiamo in Emilia Romagna, senza nulla togliere Emilia Romagna, è bellissima, però sto parlando del fatto che un viaggio è un qualcosa che ti arricchisce il tuo bagaglio culturale. Il mio primo vero viaggio è stato in America nel 2014, perché ero andato lì per promuovere il film di X-Men, ed è stata la prima volta che sono uscito dall'Italia e ho detto: wow, che cosa... Cioè dall'Europa, non dall'Italia, che perché finché stai in Europa gli spazi sono quelli, quando vai in America è tutto grosso, tutto grande. E niente, è stato proprio un bel viaggio. Poi invece il mio primo vero viaggio da solo, mi sono organizzato tutto, è stato in Giappone. Il primo blocco creativo. Oh, il primo blocco creativo l'ho avuto alla fine del 2018, perché mi ero accorto che da un po' stavo facendo video, ma in realtà era più una routine che divertimento, quindi mi sono dovuto riassestare, ho dovuto dire: ok, adesso vediamo che cosa mi diverte, oltre che quello che diverte gli altri. Devo pensare anche a me stesso, perché YouTube funziona dal momento in cui tu ti diverti e fai divertire gli altri. Mi sono ripreso, insomma, quindi è abbastanza recente in realtà. Ci sono ancora due, spero che non ci sia quella. Ecco, incredibile. Cioè proprio ho detto, speriamo che non ci sia quella. La prima volta che hai fatto l'amore. Avete cliccato per questo, eh? Avete cliccato, ma che ve frega voi? Ma perché cliccate queste cose?
Tanto sarei il primo a cliccare, quindi avete fatto bene. Io non ve lo voglio dire. Cioè, ve lo devo dire perché comunque c'è nel titolo. L'ho fatto la mia prima volta. Dai, ha fatto schifo. Andiamo avanti. La prima cotta. Oh, la prima cotta l'ho avuta, serio. Andavo al centro estivo, quello dove vai da me a, in Piemonte si chiama Estate Ragazzi. Fa ridere, lo so. Estate Ragazzi. Si chiama Estate Ragazzi, il mio centro estivo, vabbè. Andavo in seconda elementare, c'era questa bambina bellissima, io ero solo io. E niente, basta. Non mi ricordo neanche, forse Sara si chiamava. Non l'ho neanche mai parlato, figurati. Il primo acquisto con i miei soldi. Allora, il primo acquisto con i miei soldi è stato quando ho iniziato a fare video su YouTube. Mi sono comprato il treno per andare a trovare la mia ex ragazza che stava a Firenze e me lo sono comprato con i miei soldi. È stato molto appagante perché sono dovuto andare da mio padre a dirgli: ehi papà, mi presti dei soldi? Come facevo, come ho sempre fatto. Quindi niente, è stato molto soddisfacente. Perché effettivamente molti pensano sia stata tipo la videocamera per, cioè la webcam per fare i video, il microfono. No, quelli me l'aveva comprati mio papà. Il primo bacio, tutto quel giorno, tutto stesso giorno nel primo treno ho dato il mio primo bacio. Eravamo a Firenze, più precisamente in una panchina che sta in zona Cascine. Ci ho messo 20 minuti perché la mia ragazza stava, ex ragazza stava lì che tipo con gli occhi chiusi anche. Da sé, dai chiudo gli occhi, muoviti. E io... E poi le ho dato un bacio, io ero tipo così, ero in questa posizione. E stavo tremando, un po' come se fossi, cioè, una roulette russa. Spero sia stato soddisfacente. Sicuramente no. Tanto non ha un account di YouTube, non lo può scrivere nei commenti, quindi potrebbe essere stato benissimo soddisfacente. Queste erano le mie prime volte. Non era clickbait il titolo, quindi bravi. Ci vediamo in una prossima intervista qua su Fanpage. Appena gli viene qualche cosa figa per far views, mi chiamano. A me piace questa cosa. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye ragazzi.